L'ho chiamando e la sono andati via. Sì, eh? Sì, con le, col tempo, è con l'età, è con l'età, si abbassa tutto anche l'occhio. Sì. Viene spiovente più che a mandorla. Questi giapponesi Pontedera sono diventati Pontederesi Pontedera, ma vedo sempre con le vecchie buone abitudini. Un po' di palla, sì. E con queste icone, insomma, Lazzaroni, Vincenzi. Per delicche gente che c'è uno qui. Uno che è venuto a mancare due anni fa, il terzo fondamentalmente. È qui dedicato a questa palestra qui, Fabrizio Nassi, che era il nostro capitano e il capitano della nazionale italiana, che diventò vice campione del mondo per la prima volta. Una nazionale italiana vinse un titolo battendo importante. Cuba in semifinale, se non ricordo male, prendendo le due sovietiche, che lei era fuori da qualsiasi portata, lì non c'era gara. Ma anche con Cuba non ci sarebbe stato gara invece. Miracoli di... ce l'ha già Velasco, no? Velasco no, dopo, c'era Pintera, e c'erano tre Pontederesi in quella squadra. E fu in là quello dell'inizio della storia di successo nazionale. Certamente, è stata la prima vera grande vittoria della nazionale. Tu sei rimasta a Pontedera? È ripartita un po' di pallavolo maschile che era sparita, invece adesso sta facendo un buon campionato, dei ragazzi in gamba, bravi, sì, siamo contenti che non si sia persa questa tradizione che era stata gloriosa, che poi furava subito uno stacco. C'era la pallavolo femminile a un ottimo livello, brave, sì, ma la maschile si era persa. Grazie. Ma cosa va fatto sta palla, sempre per gli acciaffati, sempre, eh? Era antipatico. Oddio, Shecky la prende a pedate, cioè, quindi insomma tutto sommato. Era antipatico e noi si prendeva a pallate, a schiaffi. I giapponesi, i tre giapponesi, il terzo di fatto è qui, comunque, no? In questa palestra. Sì, no, comunque non è solo tre giapponesi. Infatti c'era proprio Kelly. Lì era proprio una squadra fatta da amici che avevano una passione comune, che era proprio la pallavolo. E è per questo che abbiamo raggiunto dei risultati, pur non essendo fisicamente dotati. Però eravamo molto molto uniti, compatti, e poi una grandissima passione. Un po' come un centenente, ma un po' come il Mondiale di Calcio del 2006, che era una squadra non particolarmente dotata, però c'era questo spirito di unione, di stare insieme, esatto, e di voler raggiungere l'obiettivo tutti insieme. Proprio non c'era individualismi, ma eravamo una squadra, veramente. E da lì è nato, si può dire quasi che da Pontedera Pisa è nato il lungo percorso della nazionale di pallavolo, insomma, nei successivi, sì, 40 anni. Direi che abbiamo contribuito notevolmente. Se si pensa che nel 78, l'anno prima, noi avevamo 4 atleti che erano in nazionale. Quindi. Io, Fabio, Innocenti, Nassi e Zecchi, che erano... Grazie. Grazie.